Rete 2000 Web vi invita all'ascolto di Autori e Letture, uno spazio di informazione culturale con interviste e approfondimenti letterari sugli autori delle edizioni 03. Presenta Gianfranco Iovino. Maria Monica Vanzi è la seconda ospite di trasmissione che stiamo per intervistare perché ci parlerà del suo volume Sport, Valori e Sogni. Come facciamo con qualsiasi autore, diamo subito lo spazio radiofonico per far sì che Maria Monica Vanzi si presenti a noi e ai nostri radioascoltatori. Buongiorno Maria. Pronto, buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Bene, Sport, Valori, Sogni, dallo sport all'educazione civica, 14 atleti di varie discipline ed ambiti che si aprono ai giovani in effetti, parlando del proprio sport ma anche di se stessi, è giusto? Sì, è proprio così. Ecco, e allora le chiedo di approfondire quanto io ho prefazionato su questo, che è un testo che assolutamente solo a sfogliarlo mette curiosità. Allora, l'idea è nata osservando i miei ragazzi. Io sono un insegnante di scuola superiore presso l'Istituto Silva Ricci di Porto di Legnago e da anni appunto sono nell'ambito dell'istruzione e insegno lettere. Io ho sempre fatto progetti legati all'interesse dei ragazzi, che partono dagli interessi dei ragazzi, e dopo il lockdown ho avuto modo di vedere che proprio quell'estate lì del 2021 c'era una gran voglia di star fuori, di stare all'aperto, e con le Olimpiadi, ma anche i campionati di calcio di Londra, Olimpiadi di Tokyo 2020, campionati di calcio, i ragazzi erano veramente sempre in spiaggia ai bar e guardavano e assistevano a queste competizioni, sgranando graduatorie, numeri, erano molto esperte, insomma, ecco, più di magari quanto lo siano a scuola fra i banchi per le materie scolastiche. E allora ho detto: ma perché non cogliere questo loro interesse, no? E allora, grazie anche ad un progetto così che ho avuto modo di vedere, che era stato portato avanti da un bravissimo collega di educazione fisica presso Liceo Cotta di Legnago, ho mediato le due cose, ossia prendere i ragazzi e il loro interesse per lo sport e portare degli atleti, alcuni attraverso interviste online, alcuni in presenza, nel mio istituto. Ecco, sono venuti questi atleti presso il mio istituto. È un progetto ormai che porto avanti da 3 anni, che si chiama Caro Sport, Che Valori, e hanno intervistato alcuni di questi atleti. Ecco, quindi hanno fatto domande di vario genere. Dal personali, dal perché hanno scelto quello sport, dalle fatiche che incontrano, le difficoltà, quindi i momenti di sconforto, e poi il permesso dei genitori, se sono sostenuti o meno, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, bene. Ecco. Ma dottoressa, gli approfondimenti si riferiscono solo ai giochi olimpici e paraolimpici di Tokyo 2020 o c'è anche dell'altro? Perché poi... No, allora, essendo un progetto che si snoda intorno alla legge sull'educazione civica, che è la legge 92 del 2019 e all'allegato A, io ho abbinato alcune tematiche che emergevano dalle interviste di questi atleti, sì, con degli approfondimenti che riguardavano, quindi, che so, la Costituzione italiana, nazionale e internazionale, la legalità, la solidarietà, lo sviluppo sostenibile, l'educazione ambientale e soprattutto l'agenda 2030, ecco. E dopo c'è tutto il discorso della cittadinanza digitale, del bullismo, del cyberbullismo, eccetera. Per cui questa affermazione educazione civica mediata dallo sport è il vero incipit del libro, giusto? Sì. Faccio qualche esempio. Sì. Ad esempio, fra questi intervistati c'è Francesca Porcellato, che è una grandissima atleta del CIP, che ha primeggiato in ben 3 discipline, nella maratona, nell'handbike, nello sci.
E questa atleta nel corso della sua intervista parla veramente di tutto, parla della parità di genere, parla del doping, parla di tantissime cose, ma soprattutto si focalizza sul fatto che oggi l'inclusione, nonostante siamo negli anni 2000, è ancora un po' lontana dall'essere praticata, e quindi l'approfondimento, cioè le due paginette successive alla sua intervista, come spunto trasversale voluto appunto dalla legge 92 del 2019, riguarda può essere collegato in classe ad italiano, religione cattolica e diritto, perché riguarda proprio l'inclusione, tanti talenti e tante disabilità. Diventa anche motivazione motivante. Leggo nella sua prefazione che dice: un plauso speciale meritano gli atleti paraolimpici perché testimoniano la passione sportiva, ma anche una determinazione che supera i loro stessi limiti contingenti, no? Contingente, sì. Io sinceramente, se devo essere sincera, conoscevo poco il CIP e anche non avevo avuto contatti fino all'anno scorso con atleti paralimpici. Ecco, questo proprio io lo devo ammettere per onestà, e quindi credo sia una pecca di tante persone, ma proprio per una questione così di mancanza di opportunità di conoscenza. Io ho avuto modo di avvicinarli, tra l'altro tutte persone di una disponibilità incredibile, ma mi hanno dato moltissimo. Non si può restare avulsi e restare insensibili. Faccio un esempio. In questo progetto che proprio ha portato in classe ad intervistare alcuni atleti e alcuni online, fra questi c'è ad esempio anche un'altra atleta che è Michela Brunelli. Ecco, Michela Brunelli l'abbiamo intervistata online ed è venuta anche quest'anno proprio nell'ambito di questo progetto per gli incontri che abbiamo organizzato con i ragazzi presso il Teatro Salus, e ha veramente fatto accapponare la pelle la sua storia, perché lei ha detto: a me è successo che tornando a casa da proprio in motorino dalle lezioni per andare a prendere la patente, sono stata travolta da questa macchina e da lì non ho più camminato, ecco. E lì abbiamo parlato di perdono anche nei confronti di questo ragazzo, certo, che l'ha travolta. Abbiamo parlato di inclusione, abbiamo parlato di tantissime cose. Tuttavia, quello che mi preme dire è: come life motive di tutti questi atleti stupendi è la loro tenacia, ossia il fatto che hanno un sogno appunto e lo perseguono nonostante le mille difficoltà. E questo vale per tutti, perché ad esempio, dico un altro esempio, Rossano Galtarossa è un altro grande nome, che ha solcato le Olimpiadi di Sydney in Australia e tante altre Olimpiadi, classificandosi in modo eccelso. Ecco, lui era partito ad esempio come giocatore di basket a cui è stato consigliato di fare un altro sport, di praticare qualcosa che gli rinforzasse le braccia, e casualmente è approdato al canottaggio ed ha fatto i tempi migliori di tutti i canottieri che erano lì da anni che si allenavano, e quindi è planato, ecco. Ma la determinazione con cui poi portano avanti tutti quanti questi ragazzi, secondo me dovrebbe scrollare un po' i nostri giovani, no? Io sento in classe quando dicono: caspita, ma 4 ore di allenamento, 5 ore di allenamento, ma... Ecco, tanti giovani che purtroppo tendono un po' più a stare sul divano e tendono a non avere fiducia nelle loro potenzialità, no? Basterebbe quel tact, quel saltino. Ecco, io credo che questo libretto, insomma, queste testimonianze, e tutti lo dicono, testimonino proprio questo salto che è difficile fare, perché delle volte i ragazzi sembra che abbiano
le zavorre ai piedi, no? Sì, e diciamo, anche tanta sfiducia. Non solo i ragazzi. Non solo i ragazzi, ma io tanta sfiducia in se stessi. Capisco che lei vuole trarre come surrogato finale uno scritto motivazionale sulla necessità, che forse è il sacrificio, che è questo secondo me che frena, sì, i giovani come anche gli anziani come Michele, per esempio. Ti pareva. Perché quelle quattro ore che lei diceva, no, che a cui si commenta sempre. Ma io sono il campione del salto del divano. Immagino, ci commentano, però che fegato, che entusiasmo e quant'altro. E su se stessi, trasferirlo su se stessi, che è difficile, secondo me, dottoressa. Michele, volevi dire qualcosa? Ma io volevo conoscere meglio la signora, la dottoressa, appunto, Monica Maria Vanzi. Ma lei qual è lo sport che preferisce tra tutti questi che ha citato nel libro? Allora, io praticavo da ragazza pallavolo ed ero in una squadra qui locale che era il Salus, appunto, qui di Legnago, e adesso faccio altro tipo di sport, faccio palestra e basta, insomma, vado due volte alla settimana in palestra e Pilates. Ecco, ogni tanto pratico un corso di Pilates, soprattutto dopo le gravidanze, per rimettermi un po' in forma mi sono dedicata a questo. Ma lei, qual è lo sport che si accende ora il televisore e guarda un canale sportivo e dice: oh, guarda, mi guardo questa partita, ho mezz'ora di tempo, così mi gusto questa cosa qui, questo sport. Qual è? Beh, sono curioso. Se devo essere sincera, è il basket. Oh. È il basket, perché fra l'altro, proprio qua nel libretto, io andavo oltre le mie aspettative, ma ho avuto modo di entrare in contatto con la Scaligera Basket di Verona e, tramite il dottor Arioli dell'Arena di Verona, ecco, mi ha dato appunto questo contatto e sinceramente non mi sembrava vero. Pensi che qua a Rete 2000 abbiamo avuto il piacere di ospitare, tramite Edizioni 03, Mike Chiuzzolino, che è presentato appunto, è stato qui ed è stato il nostro gradito ospite non solo della Scaligera ma anche di Rete 2000, quindi doveva esserci anche lei. Sì. Ecco, ma attraverso il progetto, a dire il vero, sono arrivata lo stesso un po' ad appagare questo mio desiderio, perché abbiamo conosciuto il signor Alessandro Froseni, che è il manager attualmente della Scaligera Basket, e anche la bellissima figura di Kander Anderson, di Carver Marchesi Anderson, che è un cestista di colore della Scaligera Basket, che si presta anche in altri contatti così con le scuole, e abbiamo avuto modo di andare là il 15 marzo nell'ambito di questo progetto, appunto, che prevede degli incontri che sono fondamentali, gli incontri in presenza, e la Scaligera Basket si è messa a disposizione. Il 15 marzo siamo stati là e abbiamo intervistato Alessandro Pini, Carvel, Marchesi Anderson, sono personaggi di un certo spessore, insomma. Certo. Abbiamo come ospite Maria Monica Avanzi, che ci sta raccontando del suo libro, lo sottolineo, Sport, Valori, Sogni, dallo sport all'educazione civica. Giusto, dottoressa? Certo, certissimo. Mi consenta tuttavia di giustificare quel vesticciativo, insomma, che ho usato libretto, ecco. Sì. Il motivo è questo: abbiamo lavorato con l'edizione 03 soprattutto anche ad una collocazione sulla fascia d'età. Il libretto l'ho pensato per i ragazzi di terza media, biennio superiore, è destinato ai ragazzi in genere, perché potrebbe essere regalato da qualsiasi nonno, amico o parente, perché di scolastico ha poco, certo, come impronta, ed è stato pensato proprio in termini di volume, proprio ridotto. Okay. Sono 160 pagine, non sono tante, perché i ragazzi, se vedono presentato un volumone, prendono e lo mettono già nella sezione rifiuto. Quindi le interviste in realtà sono state compattate e sintetizzate proprio per questo motivo, perché arrivasse l'essenza del messaggio senza appesantire.
Certo. Ecco. Ed è stato effettuato uno studio molto bello anche della copertina da parte dell'editor, del signor Proietti, eccetera, appunto, che mi hanno sostenuto in questa pubblicazione. E io le chiedo proprio, mi scusi, che ci troviamo in argomento. Sì. Mi racconti qual è l'esperienza che riesce oggi a riassumere con Edizioni 03, visto che è lei che ci sta ospitando in questo spazio radiofonico? Ma io sono stata appunto ben sostenuta dal signor Proietti. Io mi sono presentata attraverso la Scaligera Basket, uh-huh, che ha come sponsor questa casa editrice, e mi sono presentata là con un plico di fogli A4 battuti a computer e con tante idee, e lì queste idee hanno preso un po' forma e sono stata sostenuta, perché avevo alla primavera dell'anno scorso avevo 7-8 interviste e basta. Okay. Intendevo scrivere un volume in cui si desse spazio a tanti sport di nicchia, diciamo, perché non mi piace dirle minori, di nicchia rispetto al calcio, che è uno sport molto più diffuso, ecco, cercando altri atleti, e quindi dopo è arrivato Elia Viviani, la grande fortuna, Daniela Mogure anche, della ginnastica ritmica, una grande stella, no? Delle nostre farfalle azzurre. Sono arrivati tanti altri atleti e devo rendere grazie in questo senso qua anche al presidente del CONI Veneto, Dino Ponchio, al quale mi sono rivolta e mi ha fornito i contatti con il vicepresidente del CONI Veneto, Rossano Galtarossa, con il delegato provinciale di Verona, Stefano Niesatto, e poi con il fiduciario CONI di Legnago e dei comuni limitrofi, Sandro Colangeli. E da ultimo, ma non per ultimo, per prestigio, la bellissima figura del presidente del CIP Veneto, Ruggero Villai, veramente, che è di una generosità incredibile. Ecco, e poi, oltre che ad avere il sostegno di Edizioni, della casa editrice, di Edizioni 03, sono stata aiutata in qualche approfondimento anche da colleghe del mio istituto, perché abbiamo organizzato questo piccolo staff che sostiene il progetto, che oggi quest'anno è arrivato a 250 alunni. Questo libricino è stato... Libro. Come dire, questo libro, certo, pardon, è stato sovvenzionato da me nella fase della stampa, ma nella distribuzione ai ragazzi è stato sostenuto da quattro ditte che mi hanno sponsorizzato. Abbiamo distribuito alle classi gratuitamente. E sono 250 i ragazzi coinvolti dei 12 classi, grazie anche alle colleghe Nicoletta Ghirelli, Emanuela Gasparetto, Stefania Bertolazzi e Daniela Tiziana, che di varie materie mi hanno dato una mano, insomma, mi hanno sostenuto, certo, mi hanno dato degli spunti. Quindi, un lavoro d'insieme, dai. Sono stata molto fortunata, ecco, soprattutto perché nessuno degli atleti a cui mi sono rivolta ha detto di no. Quando anche poi ho telefonato a Roma per avere le foto del CIP, ci sono dei segretari stupendi che mi hanno mandato le foto che ho potuto pubblicare, quindi insomma un plauso anche all'organizzazione del CIP di Roma, un motivo in più, dottoressa, per dire altro che il libricino. Questo è un libro che ha coinvolto tanti, vedo i ringraziamenti di mezza pagina, ma secondo me ci vorrebbe un altro libro per ringraziare tutti quelli che si sono presentati e con la volontà di darle una mano, perché questo è davvero nasce come, secondo me, come libro da ambito scolastico, ma invece credo che possa essere letto e adottato da chiunque abbia a cuore l'idea di darsi sempre una spinta in più per raggiungere obiettivi che secondo me sono perseguibili, sono raggiungibili solo se ci si crede davvero, ma in se stessi oltre che negli altri. Ecco, lo sport fa socialità, a tutti i livelli, lo sport fa benessere, coalizza, condensa insieme, fa superare le barriere, certo. Veramente, e soprattutto ti fa tirare fuori cose che magari non sapevi neanche di avere. Esatto, questo è il bello. Quindi, come la scrittura anche.
Ecco, il buttarsi per questi ragazzi qua che leggono, che vedono, che sorridono, sì, che sorridono, per me è già un traguardo vederli sorridere, avere degli esempi di adulti significativi. Ecco. Dà già un senso a tutto quello che ha fatto. Maria Monica Avanzi, siamo arrivati alla fine della trasmissione, io le lascio il breve spazio per incuriosire i nostri radioascoltatori nel leggere il suo libro, sottolineo libro, Sport, Valori, Sogni, dallo sport all'educazione civica. Ecco, io posso dire solo che i ragazzi dicono che è un libro mozzafiato, ecco, che si sfoglia e si rilegge. Io quando l'ho presentato nelle mie classi e l'ho distribuito e poi mi sono messa a compilare il mio registro elettronico perché noi disegniamo e li ho lasciati esplorare e sinceramente li ho visti interessati, al di là della mia presentazione e della mia spiegazione. Ecco, io in copertina ho voluto tutti gli atleti, sì, tutti quanti, dalla Porcellato a Mattia Busato, a Xenia Palazzo, a Calder Anderson, Elia Viviani, la Mogurean, Federico Falco, Giorgia Frosini, Francesca Olivieri del calcio femminile, Michela Brunelli, Alessandro Frosini, Asia Pellizzari del CIP, tiro con l'arco, Rossano Galtarossa e Andrea Pesenato, chicca, fa proprio una chicca, una ciliegina che è del freestyle acrobatico. Quindi tanti sport sono stati toccati. Non tutti per problemi contingenti, però ecco, è un messaggio importantissimo. Io sono solamente una persona che prende le testimonianze e le passa ai lettori, sono un tramite, ecco, un semplice traghettato. Sono una traghettatrice, bene. Io perché i valori sono stati tirati fuori dagli atleti, il merito è loro, insomma. bene, io spero in un'altra occasione di averla proprio qui in studio, che così abbiamo opportunità di approfondire soprattutto quello che le ho detto prima, cioè l'importanza di motivare attraverso esempi gli stati d'animo delle persone, e se parte questa, significativi. Brava, se questa motivazione parte fin dalle scuole è un gran risultato che ne otterremo. Avete ascoltato Autori e Letture, una produzione di Rete 2000 Web in collaborazione con Edizioni 03, ha presentato Gianfranco Iovino.